Siamo qui con Mister Indurgia, è appena finita la partita con il Cantello, 0-0, un pareggio prezioso. Sì, un pareggio molto prezioso, anche se non riusciamo a vincere, perché abbiamo sprecato qualche palla nitida d'occasione della rete, vabbè anche loro ne hanno sprecato un paio. Dobbiamo essere un po' più cinici, un po' più cattivi sotto porta. Oggi però devo dire che già come settimana scorsa hanno cominciato ad intraprendere una mentalità un po' diversa, più concentrati, un po' più di cattiveria. Io gliel'ho detto dall'inizio a questi ragazzi, è un gruppo nuovo, io ho detto che comunque questo campionato non è tanto di qualità ma quanto di quantità. Sembrerà assurdo, ma è così. Cioè, chi viene a vedere queste partite di juniors è più di quantità che di qualità. Quindi io sempre, chi ne ha di più vince. E l'hanno capito, penso, perché almeno nel primo tempo hanno giocato molto. Assolutamente. Ma più protagonistico, fisico. Sì, poi è calato un pochettino il centrocampo. Vabbè, avevo De Carlo, che è una settimana che sappiamo tutti, è stato out per un sotto antibiotici. Ha retto bene, infatti l'ho ringraziato, perché comunque. È un peso importante in mezzo al campo, però devo dire che anche tutti gli altri, anche tutta la squadra, il reparto difensivo, il reparto offensivo, gli esterni, anche l'attaccante, cioè, si sono comportati veramente bene. Stiamo crescendo, ci vuole tempo, ci vuole pazienza, la rosa è un po' corta. La rosa corta, abbiamo visto Mirko che si è iniziato il riscaldamento, poi non è entrato in campo. Probabilmente per anche Mirko Zoni, è una settimana che arriva da questo infortunio che ha avuto a scuola, ovviamente è caduto, ha picchiato il gomito, ed è una settimana che non si allenava. Anche lui ha preso un antidolorifico, mi ha dato provo, però dopo 7 minuti, 8 minuti, ma che sto cambiando, non ce la faceva. Con una rosa così corta, quanto poi pesa Luca, magari l'assenza Luca, per un infortunio? E Michelotti, è pronto? Venite qua che andiamo via. Pesa parecchio anche perché sto anche adattando un po' dei moduli, dei ruoli, scusate, giocatori che fanno centrocampisti, sto facendo fare difensore centrale. Lamin è il mio esterno basso, il terzino, e lui è un esterno puro alto, sta facendo il terzino. E devo dire che lo stanno facendo egregiamente, cioè nonostante sono fuori messi in condizioni, diciamo, non consone alla loro qualità, stanno facendo bene. Quindi è sempre. Devi sempre provare, si prova in settimana, si riprova, cercando di fare. Esatto, tu non andavi. Lei era già qui a Saronno negli anni precedenti, è la prima volta qui a Saronno che andiamo in promozione, nella Juniores. È riuscito ad impostare, a parte mi ha già risposto, il lavoro che voleva, i ragazzi la seguono, serve qualcosa in più? Oppure può lavorare per gli obiettivi che si è posto con la rosa corta che oggi? Oh, diciamo che la rosa corta è. Mi sono trovato con la rosa corta perché a luglio 3 giocatori che hanno firmato per noi, non so fare nomi, sì, e in preparazione sono presentati, ha smesso di giocare a calcio. Ma giocatori importanti, c'è cioè un attaccante che arrivava da Renato, cioè, giocatori importanti che non so per quale motivo abbiano smesso di giocare a calcio. Quindi io facevo affidamento su questi 3 giocatori, quindi la mia rosa era di 18, quindi togliene 3, siamo già 15. Più metti l'infortunato, capisci che diventa già un pochettino un po' difficile la gestione. Però devo dire che ci stiamo riuscendo, un po' a passettini, ma ci stiamo riuscendo. Cioè, adeguato al meglio. Ho dovuto, sì, per forza, quindi andiamo avanti così, vediamo a dicembre dove saremo e qualcosa penso che si muova. Ma quello sarebbe importante, sì. Però veramente il lavoro fino ad oggi è stato egregio. Assolutamente, grazie mille.